Ci troviamo a vivere una situazione strana e difficile. La pandemia ci ha sconvolto i piani. Ci siamo improvvisamente riconosciuti deboli, vulnerabili. Molte iniziative che avevamo in progetto sono sfumate. E adesso la ripresa è faticosa. Ci rendiamo conto che non riusciamo ad essere certi del futuro. Forse avevamo esagerato in passato nella convinzione di essere padroni del tempo e delle nostre azioni. Questa situazione dolorosa della epidemia ci ha insegnato a riconoscere i nostri limiti, a prendere in considerazione quella incapacità umana di determinare i tempi. E stiamo sperimentando la fatica di ricominciare. Molte persone hanno veramente patito questo sistema universale di chiusura e di precarietà. Qualcuno si è lasciato prendere anche dalla depressione. Molti hanno perso la voglia di agire. Ci rendiamo conto che dobbiamo ricostruire, dobbiamo ricominciare. Non si tratta semplicemente di tornare a quel che facevamo prima, come se niente fosse. Ci siamo resi conto che le cose sono cambiate e forse potrebbe essere provvidenziale questa vicenda per cambiare e migliorare alcune situazioni in cui ci siamo trovati a vivere. Dobbiamo riprendere le nostre attività pastorali, dobbiamo progettare l'immediato futuro, dobbiamo affrontare una situazione di chiesa problematica. Non dobbiamo nasconderci la crisi che sta attraversando la nostra chiesa. È una crisi di impegno e di partecipazione. Molte notizie di scandali ai vertici turbano la base, ma è una pigrizia diffusa il problema peggiore. Questa incapacità di controllare la realtà e di progettare con sicurezza il futuro ci ha portati in una condizione di pigrizia, di disimpegno. Manca l'entusiasmo. Molte persone non hanno più voglia di prendere l'iniziativa. E il rischio è che anche voi, forse memori della fatica fatta in passato, rischiate di dire non ne ho più voglia. Sono sempre le stesse cose, siamo sempre da capo, intanto non cambia niente. Questo atteggiamento disfattista nasconde delusioni, amarezze, insoddisfazioni. Per questo dobbiamo recuperare la radice della nostra fede. Perché siamo qui? Perché ci siamo impegnati nella nostra scelta vocazionale? Perché stiamo facendo quello che stiamo facendo? Per chi lo facciamo? È necessario che abbiamo il coraggio di dirci apertamente che siamo qui per il Signore e viviamo per Lui. Non per le nostre gratificazioni. Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso niente, quindi smettiamo. No,
L'Apostolo ci insegna a dire, ma sulla tua parola riprendo il lavoro. E noi, con il coraggio degli Apostoli, vogliamo ricominciare con l'entusiasmo degli inizi, anche se non siamo agli inizi, anche se abbiamo una storia che ci pesa sulle spalle, anche se ci rendiamo conto della fatica che dobbiamo fare e probabilmente abbiamo anche la consapevolezza degli scarsi risultati che otterremo. Pazienza. La storia non è nostra. Non abbiamo in mano le leve del potere. Noi siamo al servizio del Signore. Ci siamo impegnati con Lui e vogliamo dare il nostro meglio nella condizione in cui ci troviamo adesso. Partiamo dall'idea che dobbiamo ricostruire. Per questo vorrei rileggere con voi alcuni passi del profeta Aggeo, uno dei profeti cosiddetti minori, meglio sarebbe chiamarlo uno dei 12 profeti, perché nella raccolta biblica, insieme ai 3 grandi libri di Isaia, Geremia ed Ezechiele, c'è un quarto volume chiamato dei 12 profeti. Uno di questi 12 è Aggeo, un personaggio storico che ha lavorato in un anno ben preciso, perché il suo libro data i suoi interventi all'anno 520. Parla del secondo anno del re Dario, un imperatore persiano, erede di Cambise, di Ciro il Grande, quello che aveva liberato Israele dalla prigionia in Babilonia. Il secondo anno del regno di Dario riusciamo a datarlo bene e possiamo dire che col nostro sistema di indicare gli anni siamo nel 520 avanti Cristo. Potremmo quasi parlare di un centenario, visto che anche noi siamo nel 2020. Molti secoli fa, 2500 anni fa, i profeti e il popolo di Israele si trovavano in una situazione di difficoltà e dovevano ricominciare. La parola di Dio attestata nelle scritture ci aiuta perché ci presenta situazioni, sebbene antiche, attualissime. Sembra che parli di noi il profeta. Si sta rivolgendo ad una comunità lontanissima nel tempo e nello spazio rispetto a noi. E tuttavia le cose che il profeta dice sono di oggi, vanno bene per oggi, sono adatte a noi. E noi vogliamo allora leggere con calma questa parola di Dio per cogliere il suo messaggio, il suo insegnamento, che è un incoraggiamento. Dunque, il profeta Aggeo si trova a vivere a Gerusalemme nel primo periodo del rientro. Nell'anno 538, il re Ciro, grande imperatore persiano, ha conquistato il territorio babilonese ed è subentrato l'impero persiano al controllo di quello che era l'impero babilonese. Gli israeliti, deportati in Babilonia, improvvisamente si sono trovati
liberi, perché il nuovo re, avendo conquistato tutto il territorio del vicino Oriente, non pretende che i suoi sudditi rimangano fermi dove sono. Possono liberamente spostarsi perché restano sempre all'interno del territorio governato dai persiani. E quindi quel piccolo resto di Israele che si trovava in Babilonia può ritornare. Qualcuno non è tornato perché si era sistemato bene in Babilonia, aveva costruito casa, aveva trovato lavoro, si era radicato in quel territorio straniero e passati circa 70 anni, ormai le nuove generazioni consideravano perduta la storia di Gerusalemme e molti non ebbero nessuna voglia di lasciar perdere le nuove comodità che si erano create per partire verso una esperienza avventurosa di cui non si poteva prevedere il risultato. Partirono due tipi di persone. Gli avventurieri, che non avevano niente da perdere e andavano alla ricerca di fortuna, ma soprattutto le persone motivate da un forte interesse religioso. Guidano la carovana dei rimpatriati l'erede della casa di Davide, il virgulto della radice di Jesse, Zorobabele. Il suo nome vuol dire seminato in Babilonia. È uno nato durante l'esilio in terra straniera ed è, in quanto legittimo erede al trono di Davide, il capo politico di questa spedizione che sogna di ricostruire la città di Gerusalemme che era stata distrutta molti decenni prima ed era ormai un mucchio di rovine. Insieme a Zorobabele c'è un capo religioso, Giosuè, figlio di Jozedak, sommo sacerdote, è il capo religioso, è colui che guida il gruppo dei sacerdoti ed è l'animatore spirituale di questo movimento di rimpatriati. Percorsero migliaia di chilometri, portandosi poco o niente. Si trovarono finalmente a Gerusalemme in una situazione dolorosissima, perché quello che era la città santa era diventato un mucchio di rovine. Una congerie disorganizzata, sporca, infestata dalle erbacce, abitata da vagabondi, da poveri contadini, da pastori. Il monte del Tempio era diventato tane di volpi, ne avevano fatto pollai per le galline o piccoli appezzamenti per coltivare un po' di verdura. Gli esuli si trovarono davanti una situazione tragica. Videro che l'antica città era ridotta al nulla e dovettero rimboccarsi le maniche per ricostruire. Però immaginate, nella condizione degli antichi, senza grandi mezzi, voleva dire smuovere macerie con le mani, tutto a forza di braccia. E il gruppo dei rimpatriati
si trovò così di fronte a situazioni ardue che chiedevano una fatica immensa. Cominciarono a spostare le macerie e inevitabilmente ognuno cercò di costruirsi la propria casa. Appoggiati dal governo persiano, avevano il controllo del territorio, che però non era del tutto disabitato. Molte persone, e soprattutto i poveri contadini che erano rimasti, si erano in qualche modo insediati e le rovine di Gerusalemme erano diventate una baraccopoli. Per trasformare questo mucchio di rovine e di baracche in una nuova città per ricostruire il tempio della gloria di Dio era necessaria una fatica immensa. Per anni lavorarono e dopo alcuni lunghi periodi di fatica cominciarono a sentire la stanchezza e la delusione. Tutto era iniziato nel 538. Nel 520 erano passati 18 anni e i lavori andavano a rilento. Le macerie restavano, la ricostruzione tardava. Pensate alle situazioni che molti paesi terremotati ancora oggi nella nostra Italia vivono per questi ritardi. E pensare che noi abbiamo grandi mezzi, strumenti tecnici, macchine che possono fare un grande lavoro. Con un po' di impegno possiamo immaginare invece l'immensa mole di lavoro che comportava la rimozione delle macerie e la ricostruzione, dovendo fare tutto a mano, senza fondi economici. E queste persone che erano rientrate, anche se mosse da un vivace ideale religioso, alla fine erano stanche, erano stufe. Non ne avevano più voglia. Ognuno cercava di costruirsi qualcosa per sé. Stavano costruendo le loro case, stavano riorganizzando la loro vita e cercavano anche dei lavori redditizi per potersi guadagnare da vivere. Non solo pensavano alla loro casa, alla stalla e all'orto. L'ultima costruzione che presero in considerazione fu proprio il tempio. La casa del Signore per cui si erano mossi era l'ultima a essere realizzata. Nell'anno 520, il primo giorno del sesto mese, che nel nostro calendario corrisponde al 27 di agosto, questa parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Aggeo a Zorobabele, governatore della Giudea, e a Giosuè, sommo sacerdote. Un uomo nel gruppo dei rimpatriati un ruolo profetico. Sappiamo che profeta vuol dire uno che parla a nome di un altro. È un portavoce. Aggeo, in quell'anno preciso, verso la fine dell'estate, viene investito dalla parola di Dio. Ha un'idea, sente dentro di sé una forza spirituale, una illuminazione divina che lo porta a parlare al popolo. Quest'uomo tiene alcuni discorsi che
nel suo breve libro fatto di due soli capitoli, sono stati raccolti proprio da coloro che l'avevano ascoltato. Nel giro di poco tempo la sua predicazione fu raccolta. Noi potremmo parlare di due o tre prediche che sono state memorizzate e trascritte e conservate perché anche altre persone potessero beneficiare di quella parola di Dio. E noi adesso, 2500 anni dopo, riascoltiamo quella parola del Signore che Dio aveva presentato al suo popolo attraverso il profeta Ageo e attraverso il libro che noi abbiamo fra le mani, attestazione della parola di Dio, viva ed efficace, il Signore continua a parlare a noi adesso. Dunque, Ageo si rivolge a quella gente e si esprime così, parlando a nome del Signore dell'universo. La traduzione Signore degli eserciti non mi piace, avremmo potuto migliorare la versione. E dato che nella preghiera liturgica del Santo abbiamo tradotto questa espressione con Signore Dio dell'universo, preferisco rendere così, perché gli eserciti sono tutte le realtà create. Quindi Dio è il Signore delle schiere, di tutte le realtà ordinate da Lui e da Lui guidate. Dunque, il Signore dell'universo parla così. Questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo di ricostruire la casa del Signore. Si parte da una espressione del popolo. Evidentemente qualcuno stimolava la gente a ricostruire il Tempio, ma molti dicevano: non è ancora il tempo, abbiamo dell'altro da fare, non abbiamo i soldi, non abbiamo i mezzi, siamo in una situazione di precarietà, non sappiamo cosa sarà il domani, la casa del Signore la ricostruiremo in futuro. Mancava l'entusiasmo, mancava il desiderio di progettazione, mancava la fiducia nel Signore. Allora fu rivolta per mezzo del profeta Ageo questa parola del Signore: vi sembra questo il tempo di abitare tranquilli nelle vostre case ben coperte, mentre questa casa è ancora in rovina? Ora, così dice il Signore dell'universo, riflettete bene sul vostro comportamento. Il rimprovero che il profeta a nome del Signore muove riguarda proprio l'atteggiamento individualista, dove ognuno pensa alla propria casa e lascia perdere la casa comune. La casa del Signore, intesa come l'abitazione di Dio in mezzo al popolo, il suo progetto. Ognuno di quei rimpatriati aveva il suo piccolo progetto privato e lavorava per sé, per i propri gusti, per i propri interessi, per le proprie soddisfazioni, e non dava peso all'opera di Dio, alla casa del Signore, intesa come il suo progetto di salvezza. È un discorso che vale per noi. Molte volte, nelle nostre situazioni concrete, noi pensiamo ai piccoli particolari del nostro vivere quotidiano, disinteressati alla comunità, al progetto del Signore. Una domanda che non ci facciamo è: che cosa vuole il Signore da noi qui e adesso?
In genere continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, domandandoci: riusciremo a farlo? Cerchiamo di farlo. Come possiamo fare le cose che interessano a noi, che siamo abituati a fare? L'occasione della pandemia potrebbe scuoterci, potrebbe farci nascere il desiderio di pensare qualcosa di nuovo, ma non semplicemente perché debba essere nuovo, ma perché vogliamo chiedere al Signore: qual è il tuo progetto? Che cosa vuoi che facciamo per te? Costruire la casa del Signore vuol dire realizzare il suo progetto, non il nostro. Ripiegati su noi stessi, dove ognuno nel suo piccolo cerca il proprio comodo, porta come conseguenza il trascurare il progetto di Dio. Per cui sperimentiamo il fallimento. Ecco il ragionamento che il profeta fa. Considerate il vostro comportamento. Riflettete bene sulla vostra condizione. Ed elenca una serie di situazioni fallimentari. Avete seminato molto, ma avete raccolto poco. Avete mangiato, ma non da togliervi la fame. Avete bevuto, ma non fino a inebriarvi. Vi siete vestiti, ma non vi siete riscaldati. L'operaio ha avuto il suo salario, ma per metterlo in un sacchetto forato. Così dice il Signore dell'universo: riflettete bene sul vostro comportamento. Splendida e tragica l'immagine dell'operaio che riceve il salario ma lo mette in un sacchetto forato. Non serve aprire di più il rubinetto se non si tappa lo scarico. Non si riempirà mai il lavandino. Più soldi entrano e più ne escono. Se il sacchetto è forato, non resta niente. Non serve mettere dentro qualcosa, serve trattenere. Avete mangiato senza togliervi la fame, vi siete vestiti senza togliervi il freddo. Avete accumulato soldi senza avere nessun risultato. Riflettete bene su questo comportamento. Il profeta mette in evidenza il dolore e la frustrazione di quelle persone che erano afflitte e angosciate e cerca di smuovere la loro riflessione partendo proprio da quelle considerazioni della concretezza di vita. E qui scatta l'esortazione: salite sul monte, portate legname, ricostruite la mia casa. In essa mi compiacerò e manifesterò la mia gloria, dice il Signore. E poi riprende ancora con altre immagini. Facevate assegnamento sul molto e venne il poco. Ciò che portavate in casa io lo disperdevo. È il Signore stesso che attraverso il profeta dice questa parola strana e provocatoria. È il Signore che disperdeva quello che voi raccoglievate. Sembra che stia remando contro. E forse certe volte nelle considerazioni dei problemi che abbiamo e dobbiamo affrontare, l'idea che il Signore non ci aiuti ma disperda forse è venuta anche a noi. E forse è proprio la strada su cui ragionare. Il Signore ci rimprovera, ci ammonisce, ci scuote anche attraverso questi fallimenti e queste insoddisfazioni.
Credevamo di essere padroni del tempo e delle nostre azioni. Facevamo assegnamento sul molto e invece ci siamo trovati con un pugno di mosche, con tante difficoltà. Tutto questo può stimolarci a ricostruire la casa del Signore. Così si lamenta il Signore stesso. La mia casa è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura per la propria casa. Penso che questo sia un punto importantissimo su cui meditare seriamente. La lezione divina ci deve portare ad ascoltare il Signore e attualizzare quella parola. La meditazione deve riguardare la nostra vita. Che cosa dice a noi come comunità il Signore con questa sua parola? Che cosa significa concretamente per noi ricostruire la sua casa mentre l'abbiamo lasciata in rovina, preoccupati per la nostra propria casa? Credo che sia importante cercare delle attualizzazioni concrete. Che cos'è la casa del Signore? Non è il Tempio semplicemente, o se Ageo intendeva quello, noi oggi non lo comprendiamo più così. Non si tratta di costruire una nuova chiesa, dei nuovi edifici, una nuova istituzione. Costruire la casa del Signore, ricostruire, vuol dire ripartire al suo seguito. Per gli apostoli l'immagine era quella della pesca. Hanno faticato e non hanno pescato nulla, ma sulla parola del Signore riprendono la pesca. Pescare, seminare, costruire, sono tutte immagini. Il pescatore può tornare a casa frustrato perché non ha preso niente. Il seminatore può rimanere deluso perché ha seminato e non raccoglie. Il costruttore non riesce a realizzare l'edificio. O l'edificio crolla e deve ricominciare. Il progetto del Signore ci supera, è più grande di noi. Ed è quello che noi dobbiamo realizzare. Non è nostra proprietà, non ne siamo padroni, non riusciamo a controllare i tempi, i momenti, i modi, non riusciamo a progettare quello che il Signore vuole. E quindi spesso ci accontentiamo di fare le nostre cose, di continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto. Anche se lo scrollone che ci è stato dato un po' ci ha turbato, rischiamo di dimenticare molto presto il problema e di dire, speriamo che passi presto, ritorniamo a fare tutto come prima. Moltissime cose nella nostra pastorale non funzionano. Moltissimi metodi che abbiamo usato per anni ci accorgiamo che sono fallimentari. Abbiamo sbagliato strada. Non concludiamo niente in questa direzione. Stiamo continuando a lavorare per noi stessi. Il Signore ci chiede qualcos'altro. Ci chiede il coraggio della novità. Ci chiede di costruire la sua casa, non la nostra. Che cosa voglia dire concretamente per noi qui e adesso? Dobbiamo ricercarlo. Non c'è una risposta preconfezionata. Non è un enigma da settimana enigmistica per cui basta aspettare il prossimo numero o andare in fondo e si trova la soluzione. Nessuno di noi ha la soluzione, ma dobbiamo cercarla, dobbiamo desiderarla. Dobbiamo pregare perché il Signore ci faccia capire in quale direzione andare, che cosa cambiare, come cambiarlo, perché sia la sua casa, non la nostra, per realizzare il suo progetto,
e non i nostri piccoli desideri che danno un po' di soddisfazione, come il salario messo dentro il sacchetto forato, per cui quello che abbiamo incassato è uscito fuori e non c'è più, e siamo con un pugno di mosche. Un altro aspetto che il profeta affronta è proprio il ricordo del passato, la nostalgia della situazione antica. Chi rimane ancora tra voi, dice il profeta Ageo in un'altra predica, databile sempre nello stesso anno, 520 al 17 di ottobre. Chi rimane ancora tra voi che abbia visto questa casa nel suo primitivo splendore? Nessuno di quelli che avevano visto il tempio nel massimo splendore era ancora vivo. Siamo già alla terza generazione dopo la distruzione di Gerusalemme e i rimpatriati ne hanno solo sentito parlare. Avevano sentito discorsi meravigliosi sul tempio e quello che vedono adesso è poca cosa. Quello che riescono a ricostruire è una baracca, un prefabbricato. Rispetto al Tempio di Salomone è niente. Quindi sono delusi, amareggiati, demoralizzati. In quale condizioni vedete la casa del Signore? In confronto a quella di una volta, non è forse ridotta a un nulla ai vostri occhi? Il rimpianto è un altro problema serio. Rimpiangiamo il passato, viviamo di ricordi, di nostalgie, di rimpianti. Continuiamo a piangere su quello che non c'è più. Una volta le cose andavano bene, una volta c'era tanta partecipazione, una volta c'erano le famiglie che sostenevano, una volta. E sono tutti sogni illusori di rimpianto, di ripiegamento verso il passato. Il tempio di prima era bello, adesso non è più niente. E quindi finiamo per piangerci addosso. Il Signore, attraverso il profeta, rivolge una parola di incoraggiamento e insiste sul termine coraggio. Ora, coraggio Zorobabele, capo politico. Coraggio Giosuè, capo religioso. Coraggio popolo tutto del paese e al lavoro. È un monito per noi. Coraggio e al lavoro. Perché io sono con voi, oracolo del Signore dell'universo. Il mio spirito sarà con voi, non temete. E addirittura esagera la promessa. Io riempirò questa casa della mia gloria. Ritornerà la gloria del Signore. E la gloria futura di questa casa sarà più grande di quella di una volta. Non abbiamo paura della novità. Non abbiamo paura di strade nuove. Se il Signore ci indica una nuova strada, anche se faticosa, anche se originale, con la forza della sua parola e della sua presenza, abbiamo il coraggio di intraprenderla. Coraggio e al lavoro. Chiediamo luce per vedere che cosa dobbiamo fare. E chiediamo la forza per fare ciò che abbiamo veduto. Chiediamo il coraggio di metterci al lavoro, di non lasciarci prendere dai nostri interessi privati, per non lasciarci dominare dalla stanchezza, dalla nostalgia, dai rimpianti. Io sono con voi.
quello che aveva detto a Mosè, lo ha ripetuto a tutti i profeti, lo ripete al popolo dopo l'esilio, lo ripete a noi adesso. E annota il profeta: il Signore destò lo spirito di Zorobabele e di Giosuè e ripartirono per la costruzione del Tempio. 5 anni dopo inaugurarono il Tempio. Quella parola di Ageo è stata sufficiente per smuovere la situazione, ha cambiato quella statica depressione. È lo spirito del Signore che ha destato lo spirito dei responsabili, dei superiori. Chiediamo al Signore che ridesti il nostro spirito. Se ha bisogno di essere ridestato, vuol dire che dorme, che è abbattuto, che è fiacco. Lo spirito del Signore ridesti il vostro spirito, perché possiate con coraggio mettervi al lavoro. Non ripiegate sul passato, ma con un progetto coraggioso di futuro. Non si tratta di cambiare per cambiare, si tratta di costruire quello che il Signore ci chiede di costruire. Guardate bene i segni dei tempi, analizzate i segni dei vostri fallimenti e riconoscete le strade sbagliate. Chiedete al Signore che vi aiuti a cambiare strada e a trovare quella giusta, e con coraggio percorretela. Nella meditazione della parola di Dio noi troviamo l'ispirazione, l'indicazione di che cosa fare. Il Signore ci doni il coraggio per metterci al lavoro, per poter operare davvero una ricostruzione di quello che Lui stesso ci chiede di ricostruire.